il benvenuto a Manlio Di Stefano. Lo ringrazio per essere qui con noi oggi. Neo sottosegretario agli esteri, siamo doppiamente contenti di averla qua oggi, perché tra poco ci sarà un vertice molto importante tra Conte e la Merkel, e poi perché le questioni della diplomazia a partire dal Mediterraneo sono centrali in questo avvio del governo del cambiamento. Prima però le devo fare una domanda che riguarda l'inchiesta sullo stadio della Roma, da cui oggi siamo partiti. Ovviamente non ci interessano le questioni penali, ma le questioni politiche. C'è un manager scelto da voi che è finito agli arresti, c'è un sindaco che sostiene di essere stata costretta a nominarlo da parte di altri, da parte dei vertici del Movimento 5 Stelle. Ebbene, il Movimento 5 Stelle esce con un'immagine intaccata da questa vicenda giudiziaria. Intanto buongiorno e grazie per l'invito. Non credo assolutamente che il Movimento 5 Stelle ne esca con un'immagine intaccata, per un semplice motivo. Noi siamo storicamente concentrati sui temi della lotta alla corruzione e potremmo dire che siamo nati con questa idea di portare veramente l'Italia ad essere a livelli della media europea nella lotta alla corruzione. Pensate che soltanto lo 0,6% delle persone in carcere oggi in Italia lo è per corruzione. Vuol dire che il nostro paese non è in grado di combatterla davvero, quando poi è risaputo che siamo uno dei paesi con la più alta corruzione d'Europa. E da tanto tempo, e anche nel contratto nostro infatti lo trovate, pretendiamo dalla politica risposte in questo senso, dare agli giudici gli strumenti per poter prevenire la corruzione, che è la parte più importante in realtà. Il ministro Alfonso Bonafede della giustizia del Movimento 5 Stelle ha detto chiaramente che questo pacchetto di riforme sarà inserito, sarà subito attivato, diciamo, dal suo ministero, perché oggi serve in Italia il cosiddetto agente provocatore, ovvero quella persona che possa andare a stimolare per capire chi è facilitato, chi è portato a essere corrotto o a corrompere. Perché, e lo voglio chiarire, noi dobbiamo dare tutte le spiegazioni del caso perché è giusto così, il signor Lanzalone, quando ha avuto a che fare con il Movimento 5 Stelle, era all'opinione pubblica e nella sua fedina penale una persona totalmente pulita. Quindi come facciamo noi a sapere che avesse, diciamo, dei record strani? Gli eventuali cattivi comportamenti ci daranno danno, perché noi abbiamo una linea politica molto precisa rispetto al contrasto della corruzione. Noi non siamo migliori degli altri, abbiamo gli anticorpi giusti, vuol dire che noi chi sbaglia lo cacciamo. Le voglio fare sentire però quanto ha detto Matteo Renzi ieri, ex segretario del PD, dall'Annunziata proprio su questo punto. Lo ascoltiamo e lo commentiamo insieme. Il giudizio politico è quello che interessa, perché noi non siamo quelli che si mettono a gridare onestà, 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 come facevano tutte le volte che c'erano scandali i 5 Stelle. A parte che a Roma bisognerebbe chiedere mando sta la loro onestà, è il secondo braccio destro arrestato nel giro di 2 anni, braccio destro del sindaco. Sono dei moralisti senza morale, ci hanno fatto la morale per anni e poi i 5 Stelle sono come tutti gli altri. Forse io dico un po' peggio degli altri. Non c'è un politico onesto e uno disonesto che stanno tutti nello stesso partito. I politici, lo dico ai cittadini, vanno giudicati per quello che sono personalmente. Non è che se tu c'hai la tessera del PD sei disonesto e sei iscritto al blog sei onesto. Ripartiamo da questa accusa, moralisti senza morale. Io credo che a Renzi piacerebbe tanto che fosse davvero così. E invece la differenza sostanziale, ed è l'unica cosa su cui sono d'accordo con lui, è che vanno valutati i politici in quanto persone e nel modo in cui agiscono. La differenza però tra noi e loro, tra il Movimento 5 Stelle, il PD, ma anche gli altri partiti che sono coinvolti in questo scandalo, perché ricordo che tutti hanno preso mazzette secondo le indagini, tranne quelli del Movimento 5 Stelle, quindi questo lo dicono i giudici nelle intercettazioni, non lo diciamo certamente noi. La differenza sostanziale è che mentre noi, un manager, quindi non un eletto politico, solo, che all'epoca era tra l'altro una persona pulita, appena sono uscite soltanto le intercettazioni lo abbiamo subito fatto dimettere, loro avevano lo stesso Renzi condannato in primo grado quando è stato eletto Presidente del Consiglio, nominato Presidente del Consiglio, il Ministro Lotti sotto indagine,
metà della sua squadra di governo sotto indagine o già con qualche precedente alle spalle, ma li tenevano tutti lì e li facevano amministrare la cosa pubblica. Noi vogliamo per i corrotti e per i corruttori il daspo dalla cosa pubblica, ovvero tu non devi più toccare gli interessi degli italiani. È la differenza sostanziale, poi tutti noi siamo esseri umani e soggetti a errori più o meno gravi, ma noi nel nostro movimento quelli che sbagliano non li vogliamo. Visto che lo ha citato, perché avete scelto Lanzalone? Soprattutto visto che Raggi sembra disconoscere la paternità di questa scelta. La questione cruciale è chi è che decide nel Movimento 5 Stelle. Oggi, nel corso del dibattito, una giornalista giudiziaria come Antonella Masca le ha detto il vero lato debole dei 5 Stelle è il rapporto con la Casaleggio. Ma qual è il vero rapporto tra la Casaleggio e il 5 Stelle? Tra la Casaleggio e il 5 Stelle abbiamo chiarito più volte, è soltanto un rapporto tecnico di gestione dei nostri sistemi. E c'è un'intervista dello stesso sindaco Nogarin che dice come è arrivata la figura di Lanzalone a noi. Lui si è occupato di risolvere i problemi di Livorno, l'ha fatto in modo egregio, e quindi quando c'è stata la stessa necessità a Roma si è pensato di utilizzare una persona che avesse un curriculum all'altezza per farlo. E anche a Roma ha lavorato bene per certi aspetti. Questa indagine legata allo stadio della Roma è una cosa a parte e tristemente ci ha fatto scoprire un profilo che non potevamo conoscere ovviamente di questa persona, che ripeto abbiamo fatto dimettere da presidente di Acea immediatamente, mentre ripeto gli altri li scelgono già con questo profilo spesso e volentieri. Voglio venire alle questioni che la riguardano direttamente come sottosegretario agli esteri, passando attraverso questa copertina dell'Espresso, uomini e no, da una parte un sindacalista maliano, dall'altra Matteo Salvini. Come giudica questa copertina? E poi io credo che la stampa sia, tranne quando dice menzogne, come in realtà l'occhiello della rivista che parla delle tangenti degli onesti. Accantonare la questione. No, accantono, ma è giusto che i cittadini sappiano che quando leggono un giornale con questa copertina devono iniziare a chiedersi anche chi c'è dietro il giornale. Scoprirebbero che in Italia la stampa libera è veramente ridotta al lumicino. Quella credo che sia una copertina provocatoria, può avere il senso, diciamo, che ha, però credo che sia fin troppo offensiva, sinceramente, perché quello che il ministro Salvini con il governo Conte sta cercando di fare è di riportare giustizia nel mondo dell'accoglienza. Noi abbiamo detto più volte che vogliamo garantire accoglienza e dignità a tutti quelli che hanno diritto di venire sul nostro territorio, ma l'immigrazione non può essere il business delle mafie italiane e su questo c'è una lotta spietata. Lei crede che alcune ONG, se non tutte, giochino un ruolo da complici, come sostiene Matteo Salvini, rispetto al business illegale dell'immigrazione? Io sono stato e sono tuttora, nel tempo che mi rimane, un volontario di una Onlus che opera in Repubblica Democratica del Congo, dove sono stato personalmente. Credo che ci sia buona fede diffusa nel mondo delle ONG. Credo che quelle che lavorino in malafede sono veramente pochissime. Il problema è che bisogna capire, anche da parte delle ONG, che ci sono delle leggi e delle regole che valgono per tutti e servono a garantire un sistema legale. Se si sono definite le aree SAR, cioè le aree di soccorso e recupero di persone in difficoltà in mare, e anche la nostra marina militare opera fino a quelle acque lì, se tu ti spingi oltre stai facendo un favore ai trafficanti, perché stai dicendo ai trafficanti molla i migranti qua sulla costa, tanto li recuperiamo noi. Questo meccanismo, che viene fatto in buona fede, secondo me, porta in realtà alla grande distorsione, perché i trafficanti in terra, prima ancora della Libia, sono quelli che vanno a prendere i migranti, gli promettono grandi cose e li portano a morire nel Mediterraneo. Bisogna interrompere questa catena. La collaborazione tra noi e le ONG deve andare in questa direzione. Tra due settimane ci sarà un Consiglio europeo cruciale, di cui l'incontro di oggi tra Merkel e Conte potrebbe rappresentare una premessa. In Europa però ci sono posizioni molto diverse. Lei personalmente, ovviamente anche per il ruolo che ricopre, si sente più vicino a Orban o a Sanchez, segnatamente al ministro primo ministro ungherese che dice chiudiamo i ponti, alziamo i muri e chiudiamo i confini, o al premier spagnolo che dice apriamo, il nostro porto è sicuro, benvenuti? Se ci sentissimo vicino a uno dei due non avremmo ancora capito nulla di quello che è successo in questi anni. La verità è che a tutti fa comodo che sia l'Italia a gestire il fenomeno, e quindi per la prima volta quello che stiamo facendo è arrivare al Consiglio europeo con intanto un asse forte, ovvero l'apertura che c'è stata dal Presidente Macron e spero anche dalla Merkel oggi,
ma soprattutto una proposta precisa e italiana sul regolamento di Dublino, perché il concetto che va superato è che il paese di approdo sia il primo paese europeo, quindi l'Italia ovviamente per la sua posizione geografica. La gestione dei migranti deve avvenire fuori dai confini europei, per quello vogliamo dei centri per l'immigrazione, cioè centri dove i richiedenti possano chiedere direttamente di andare in un paese europeo, nei territori di origine o di transito, che in questo momento potrebbero essere Algeria, Chad, Niger e quant'altro. Gestito però, e questa è la differenza col passato, perché si era già provato con la Libia di Gheddafi a farlo, gestiti da UNHCR, Croce Rossa, organizzazioni che possono garantire la dignità delle persone che sono in quei centri. Il suo ministro, Moavero Milanesi, ieri in un'intervista al Corriere diceva addirittura devono sventolare le bandiere d'Europa su quei centri di accoglienza e di identificazione in territorio africano. Ma al di là dell'essere d'accordo in linea di principio, poi all'atto pratico è possibile, ci vogliono un sacco di soldi. Ma credo che sia fondamentale per l'Europa comprendere che il bilancio europeo, dove tutti contribuiamo, debba mettere una grossa fetta nella cooperazione allo sviluppo e nella gestione dell'immigrazione, perché è l'argomento che sta minando la stabilità dell'Unione Europea. Quindi è inutile continuare a parlare soltanto di banche o di equilibrio economico e finanziario. Bisogna parlare di quello che davvero sta oggi interessando l'Unione Europea. Quindi sì, serviranno soldi, ma l'obiettivo deve essere l'accoglienza europea, non l'accoglienza italiana, spagnola, greca o maltese. Ma quindi più soldi ai migranti? Io pensavo che Salvini dicesse no, prima gli italiani. No, più soldi all'accoglienza. In questa ottica è più soldi all'accoglienza. Più soldi per far funzionare l'accoglienza, perché sarebbe riduttivo dire togliamo i soldi da lì così faccio finta che non c'è il problema. Se togliamo i soldi da lì, come Unione Europea, ce li mette l'Italia. L'ultimo bilancio 2017, l'Italia ha messo 4 miliardi e mezzo, l'Unione Europea 120 milioni. Prima le ho mostrato la copertina dell'Espresso, non solo per avere un suo giudizio, ma per provare a parlare di Matteo Salvini, che ha sicuramente conquistato la scena in questi primi giorni del governo del cambiamento. Le faccio sentire che cosa ha detto un paio di giorni fa e poi lo commentiamo insieme. Se per salvare vite, per garantire la sicurezza ai nostri figli, è giusto dire no al traffico di esseri umani, a fermare qualche barcone carico di esseri umani, io sono pronto a dire no anche a qualche nave che ci porta riso, cibo contraffatto che arriva nei nostri porti. Allora, Salvini sembra prefigurare una sorta di protezionismo commerciale, ma intanto perché lo dice lui? Ne è competente rispetto a... Beh, Salvini è vice presidente di questo governo insieme a Di Maio e ovviamente nel Consiglio dei Ministri hanno toccato anche questi argomenti. Noi abbiamo detto più volte che siamo contrari sempre a accordi come il CETA, il Movimento 5 Stelle addirittura è stato il primo punto più votato del nostro programma. E quindi noi non vogliamo andare in un'ottica protezionista nel senso rigido del termine, vogliamo garantire il Made in Italy e garantire la qualità, che è ciò che ci contraddistingue nel mondo. Veniamo un attimo al ruolo di Salvini. Lei ha detto è vicepresidente, è giusto, a noi però ci sembra quasi un super presidente. Negli ultimi tempi ha preso la scena, ma soprattutto ha parlato di qualunque aspetto dell'attività del governo. Beh, perché è chiaro che occuparsi di immigrazione oggi in Italia ti fa avere una cassa di risonanza enorme e non vi sfuggirà però che mentre si parla di immigrazione noi stiamo portando avanti in modo concreto e arriveranno in Parlamento al più presto ad esempio il decreto dignità che ha scritto Luigi Di Maio per salvaguardare tutta quella fascia di giovani che oggi trova dei lavori assolutamente precari. Il reddito di cittadinanza, la riforma della giustizia sono cose che arriveranno in Parlamento presto e quando il Parlamento inizierà a lavorare, ovvero questa settimana, vedrete come si ribilancerà diciamo il tutto. Io però non voglio metterla sul dobbiamo bilanciare, voglio metterla sul ogni ministro dovrà fare il suo meglio per far un funzionare un po' sembrava il paese. Non è che state un pochino soffrendo il protagonismo e l'esuberanza di un politico navigato come Salvini? Questo governo verrà ricordato se riuscirà a fare le cose buone che ha promesso, quindi se ogni ministro riuscirà a lavorare, sottosegretario e viceministro, riuscirà a lavorare al meglio delle sue possibilità nell'interesse del paese. Io mi auguro soltanto questo. Dobbiamo interrompere un attimo questa intervista, dobbiamo andare in pubblicità, pochi minuti e poi ritorniamo con il sottosegretario agli esteri Manlio Di Stefano. Di nuovo in diretta con l'aria che tira d'estate, ancora in compagnia del sottosegretario agli esteri Manlio Di Stefano. Vorrei ripartire da questa foto. Giulio Regeni ha rappresentato per anni oramai un caso diplomatico tra l'Italia e l'Egitto. Qualche giorno fa Salvini, sollecitato sul punto, ha detto capisco le richieste da parte della famiglia di giustizia, ma vengono prima i rapporti dell'Italia con l'Egitto. Lei di questa partita se ne dovrà occupare. Qual è la posizione del sottosegretario agli esteri?
Io non credo che si possa fare una questione di priorità tra avere certezza su come è morto un italiano in Egitto, ma credo ovviamente che mentre risolviamo questo caso bisogna anche ristabilire ottimi rapporti con l'Egitto, perché oggi avere buoni rapporti con l'Egitto significa risolvere anche la questione libica, dove l'Egitto ha un'enorme influenza. Quindi noi vogliamo e pretendiamo giustizia per la morte di Regeni, quindi avere la verità che la famiglia deve conoscere, ma nel frattempo si può anche tenere un rapporto buono con il paese. Cioè, anche perché senza un rapporto buono con l'Egitto non arrivano neanche le carte che servono a risolvere il caso Regeni, questo è evidente. Ok, le posso fare una domanda? Lei mi ha dato una risposta sicuramente corretta, che però richiama il tema del ma anche, di veltroniana memoria. Giusto portare avanti la questione di giustizia, ma anche fare quell'altra roba. Lo stesso è stato imputato a Conte nel suo primo discorso, no? Tanti ma anche. State prendendo un po' questo colpo al cerchio, un colpo alla botte adesso che siete avete responsabilità di governo? No, io credo che se fossimo assertivi su tutto in continuità con il passato non ci sarebbe quel cambiamento che diciamo. Noi vogliamo essere un episodio chiaro, atlantisti sì, ma anche aprire la Russia perché è fondamentale. Vogliamo risolvere il caso Regeni sì, ma vogliamo avere rapporti buoni con l'Egitto. Si può fare, serve forse lavorare il doppio di quello che hanno lavorato gli altri in passato, ma noi siamo giovani e possiamo farcela. Bene, allora lavorare il doppio, ti aspetto un compito importante. Noi gli facciamo gli auguri di buon lavoro, grazie. Visto che si è da poco insediato. Il nostro tempo è finito, linea al telegiornale di La 7. Noi ci vediamo domani sempre alle 11 con l'area che tira d'estate. A domani.